Ciao a tutti amici e bentornati come sempre in casa con Raffia la Grande. Ragazzi, diciamo che l'aria si sta riscaldando, quindi è un buon periodo per iniziare a fare un buonissimo gelato Alle mandorle! buonissimo. Allora, partiamo già subito con i nostri ingredienti, che sono 250 grammi di mandorle. che adesso ci spostiamo sul piano cottura e andremo a tostare in padella. Come già vedete, ho inserito le mandorle in una padella, messo fuoco basso. Adesso per una decina di minuti li giriamo sempre e li facciamo ben tostare. Se volete, poi in alternativa le potete inserire per una decina di minuti nel forno, ovviamente a 180 gradi, forno statico 10 minuti. Una volta tostate le nostre mandorle, adesso li mettiamo in un tritatutto e andiamo a tritare tutto a farina. Una volta che abbiamo tritato le nostre mandorle tostate, adesso in un tegolino andiamo a inserire farina di mandorle. Adesso andiamo a inserire 110 g di zucchero a velo. Ci diamo una giratina. Poi andiamo a inserire mezza fiala di aroma alle mandorle. E per finire andiamo a inserire 800 grammi di latte intero. Giriamo il tutto, ci spostiamo sul piano cottura di nuovo. Passati sul piano cottura, adesso dobbiamo girare sempre fino che il tutto si riscaldi, non bollire, riscaldare. Una volta che abbiamo riscaldato il tutto, spegniamo il gas e facciamo raffreddare e nel frattempo ci spostiamo sul banco lavoro per fare un'altra cosa. Adesso prendiamo 700 g di panna già zuccherata e andiamo a montare il tutto. Una volta che abbiamo montato la nostra panna, adesso dobbiamo prendere il nostro composto che si è già raffreddato, lo giriamo e poi piano piano lo andiamo a inserire nella nostra panna, ovviamente girando sempre. Ebbene, una volta che abbiamo inserito tutto il nostro composto nella nostra panna, come già vedete, io l'ho messo in una vaschetta. Adesso, ascoltatemi bene, questa è una procedura molto importante, adesso lo dobbiamo mettere in congelatore. Ogni 30 minuti bisogna uscirlo e andarlo a montecare con il cucchiaio facendo questo movimento. Questa operazione la dobbiamo fare per 4 volte. Una volta fatte tutte e 4 le nostre operazioni, lo lasciamo tutta la notte e poi l'indomani possiamo usarlo come più ci piace. Passata la prima mezz'ora, incominciamo a mescolare. Ripassata un'altra mezz'ora, ragazzi, rigiriamo ancora il tutto. Terza fase, ragazzi, rigiriamo ancora. Ebbene, ragazzi, siamo passati all'ultima fase, quindi rigiriamo il tutto e poi facciamo stare in congelatore per tutta la notte. Ebbene, ragazzi, siamo arrivati al giorno dopo e come vedete il nostro gelato si presenta in questo modo. Io adesso lo vado a inserire in una bella coppa da gelato. Andiamo a prendere, guardate che stupendo, guardate un po' cremoso. Ovviamente io l'ho uscito un quarto d'ora prima. Se voi lo volete uscire prima che avete tempo, va bene. Se nel caso lo potete montecare, se nel caso vi serve subito, ok? Beh, spero tanto che anche questo mio gelato alle mandorle vi sia piaciuto. Guardate un po' che bontà, che freschezza. Allora ragazzi, che facciamo? Spolliciamo questo magnifico gelato e ci scriviamo? Ebbene, alla prossima!